Buongiorno amici di Video Radio Channel e buongiorno all'amico Beppe Leo, sempre un piacere rivederci. Oggi volevo parlarvi del rapporto che esiste nel mondo arabo tra musica, ritmo e trance. Ma che cos'è questa trance? La trance è uno stato di coscienza, una forma di estasi che si raggiunge facendo degli atti ripetitivi, per esempio dei gesti ripetitivi, oppure ripetere sempre le stesse parole o ripetere sempre gli stessi suoni. E questo nel mondo arabo è molto utilizzato per avere un avvicinamento a Dio, quindi un'estasi di tipo mistico. L'esempio più famoso è quello dei dervisci rotanti, che sono quei danzatori sufi che ruotano su se stessi e a forza di danzare ruotando su se stessi perdono la propria conoscenza, la propria identità e si avvicinano ad Allah. Ma questo non è l'unico esempio, perché ci sono molte realtà nel mondo arabo che seguono questa strada. Un'altra è quella del dhikr. Il dhikr è una cerimonia in cui ci sono molti uomini che ripetono una formula sacra dedicata ad Allah. È un po' come fossero i mantra dell'India, e muovendosi a ritmo, ripetendo questa formula, anch'essi raggiungono la trance. Un altro esempio è la comunità degli Gnawa, che sono sempre sufi, ma del Marocco, del Maghreb, e hanno le loro musiche, le loro cerimonie, le loro parole, i loro gesti. Una cerimonia, invece un rituale molto famoso, arriva dal Corno dell'Africa. È risalito attraverso Sudan ed è arrivato fino all'Alto Egitto. Si tratta dello zar, e non c'entra con gli zar di Russia, ma è una forma di cura delle ossessioni, delle persone che sono come possedute da uno spirito. E questa cura viene attraverso il suono, attraverso il rumore. La comunità accoglie questa persona ossessionata e suona un ritmo sempre più incessante, una musica sempre più ipnotica, sempre più veloce. E i movimenti sempre ripetuti fanno sì che questa persona guarisca. E qual è il ritmo che viene utilizzato in questo rituale? Quello che viene appunto detto zar o ayub, che è quello che abbiamo suonato all'inizio. Ayub deriva da Ayub al-Masri, cioè Giobbe l'egiziano, che è una vecchia storia di un uomo che aveva appunto un problema con uno spirito che lo ossessionava e la moglie, tramite lo zar, lo ha guarito. Questa storia è stata poi raccontata da Mohammed Omar, un grande musicista, e ora questo ritmo viene utilizzato non solo più negli rituali, ma anche nella musica popolare e nella danza. Ma quali sono gli strumenti che vengono più associati alla trance nel mondo arabo? Ovviamente le percussioni, ma questo avviene in tutte le parti del mondo, perché i ritmi, quando sono ipnotici, quando sono ripetuti, ossessivi, chiaramente formano una, come fosse una strada, un percorso verso la meditazione. Addirittura ci sono degli strumenti nel mondo arabo che prendono il nome da queste cerimonie. In Siria c'era una cerimonia di fakirismo, quindi di trance anch'essa, che utilizzava un tamburo che si chiamava Mizar. E questo tamburo prendeva il nome, Mizar voleva dire ciò che fa apparire, perché quando veniva introdotto questo strumento, portava la trance negli adepti, che si buttavano nel centro del cerchio della comunità e si facevano addirittura trafiggere dalle spade senza sentire dolore. Bene, spero di avervi appassionati e vi aspetto alla prossima puntata. Un saluto da Andrea Massimiliano.